Sì, sono contento, come ho detto già ai vostri colleghi, per il mio primo gol con l'Arezzo, ma la mia gloria oggi va a tutta la squadra perché il mio gol è servito a portare questi tre punti fondamentali a casa. Guarda, noi adesso dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo capire che ci sono 8 punti di distacco, però noi sappiamo che sono punti recuperabili e fino alla fine ce la metteremo tutta per arrivare là in cima. Una partita difficilissima, che dopo 5 minuti ci ritroviamo sotto con un ambiente che insomma già era abbastanza, tra virgolette, negativo. Non è mai facile insomma vincere queste partite. Per me è stata un'ottima reazione della squadra. C'è tanto da migliorare perché una squadra così insomma non dovrebbe fare tutta questa fatica. Ci sono dei limiti mentali, perché tecnicamente per me siamo una squadra la più forte penso di tutti i gironi di Serie D, però i limiti mentali dati anche dall'ambiente, situazioni un po' ci sono e stiamo lavorando insomma per diminuire questi limiti. Secondo tempo sei stato un po' più libero di sbagliare nel campo, hai inciso di più nella manovra. Sì, sì, al mio primo tempo abbiamo fatto un po' tutti quanti un po' più fatica, ho detto anche andare sotto dopo 5 minuti con loro in 9, insomma, di linea della palla, non è mai semplice, è sempre raddoppio, anzi, addirittura 3, quindi non è mai facile. L'importante era vincere e convincere, aspetteremo pure a convincere, ma l'importante oggi era restare là, aspettare il passo falso di chi sta davanti a noi e noi non mollare di un centimetro. Sì, importante perché dovevamo riscattare la brutta figura, specialmente nel secondo tempo, di Poggi Bonzi. Oggi i ragazzi ci hanno messo cuore e sono riusciti a ribaltare un risultato che una partita che all'inizio si era messa malissimo. Uno deve entrare anche nella testa di questi ragazzi, dei giocatori. Dopo la prestazione di Poggi Bonzi, dopo 6 minuti vai sotto in casa, poteva crollare tutto il castello, invece sono rimasti attaccati alla partita, attaccati alla prestazione e sono riusciti a ribaltare il risultato. Complimenti a loro. In difesa ci sono state sbavature. Dopo il 2-1 abbiamo subito un'infilata centrale che poteva costarci cara. E ci dobbiamo togliere di dosso questa paura. Nel primo tempo davamo la sensazione che ogni palla in mezzo fosse un pericolo. Dobbiamo acquistare più sicurezza, questo è fuori dubbio, ma credo che i risultati e l'organizzazione di gioco farà sì che questi ragazzi tra il prima possibile siano molto più sicuri. Comunque anche il centrocampo deve dare una mano alla difesa, perché non è troppo riduttivo pensare che la colpa sia solo la difesa. Il centrocampo deve filtrare di più.